My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Primo tempo di Acciapoccia, state a corto. A ieri la finta di tiro, prova subito il destro. Tizia, mi raccomando oggi. Mi raccomando, se vediamo di segnare. Soprano! Subito vantaggio, stato a corto. L'assist è di Tiziano D'Orlando. Per Soprano, che a tu per tu con Capuano non sbaglia. Anche se Soprano avrà 5 e mezzo fisso per la casacca, per il suo nudo. Crisci per l'alla, buono il dribbling. L'alla per Crisci, a tu per tu con Capuano! Crisci, che gol! Il 2-0 di Attilio Crisci. Rossi non esulta. Non esulta Rossi? No, perché? Chissà perché, polemica con la squadra. Con la maglietta scritto Atti. Pitti, sembrava. Atti, che Pitti. Pitti uomo, è modello. Ha vinto tutto in un modo, non è meglio. Mariconda! Trova la rete anche il calciatore più falloso della Serie D, Lollo Mariconda, il 3-1. C'era fallo, c'era, bravo. Vai dietro, vai. 5 a giurisprudenza, sfondo. Ma per questo dico. Però, cioè, fossi lui mi sarei un po' adesso. A ieri il cucchiaio! Il 3-2 di ieri. Il 3-2 di ieri. Il destro di Sorbo Miranda. Nella corte l'ho sentito. La leva di mamma, siamo, ma certe barriere imbarazzanti. Va ieri il 3-3 di ieri. La mette dentro. Rossi al centro d'Orlando, forse c'è un fallo di mano. L'arbitro non è dello stesso avviso. Froce di un arbitro. Ancora Rossi al centro. Questo è fallo. Questo è calcio di rigore. Il d'Orlando. Vai sopra, vai. Calcio di rigore. Siamo sul 3-3. Va Soprano! Non sbaglia. Vittorio Soprano. Il 4-3. Chiede la maglietta a Soprano, chiusolo. Del 4-3 per i ragazzi di Chillemi, oggi assenti in tribuna a fare il tifo. Lo inquadriamo, Chillemi. 4-3, stato d'accordo. Chillemi. Va Rossi col destro. Poi a ieri va via, a ieri ancora lui. La palla per Sorbo. Grande 1-2, è riuscito perfettamente. Senti, questi sono i miei guanti, capito? Qui dentro. Guanti? Che io ero sopportiere, non lo sai. Palla. Per giocare con me. Cazzo. Ti prego. No. Secondo tempo di Stade Vacort contro i ragazzi di Mario Aieri. Anzi, di Marcello Aieri. Mario Sordi. Guarda. Mi ha scioccato. Acciapocchia. Rossi direttamente per Varriale! Varriale! Il gol! Il fallo, ragazzi! Anzi no, c'è il fallo! Fischiato il fallo, ragazzi! Ma che storditi! Si impazziscono! Allora non è gol, è fallo, si resta sul 4-3. A ieri! Miranda poi a ieri! Spara alto! Del sabato e l'abitazione. Rossi! Poi Soprano! Che cosa fa Soprano? Varriale supera d'Orlando! Danilo, sto fuori campo, posso bestemmiare! Ma Tiziano, non fa così! Rossi! Trova la rete, il 5-3 di Rossi! Ma 5-3 di Rossi, D'Orlando. Ma la laterale loro, non uscire tu. Varriale al centro per Rossi. Devo mettere. Metti il Chelsea. Il destro poi Rossi! Il
6-3 di Carlo Rossi, che ipoteca il match con il suo gol. Bellissimo. Variale, Variale, la finta, ancora lui Variale, mette dall'altra parte verso Lalla, Lalla la tiene lì, apre per Rossi, Rossi per Lalla, buono il triangolo, Rossi! Soprano in mezzo per Variale, Variale, tu per tu con Capuano! Variale trova il 7-3, Nicola Variale. Ehi, ciao. Crisci, ancora lui, l'8-4 di Crisci, anzi l'8-3. Chi è? Vorrei scovarmi con il latino. Gol! Il destro di Corrado, la traversa, Miranda ha battuto. È laterale infatti. Infatti, la stai chiamando a qualcuno. Però è mancato da novembre. Quanti anni fa? Oh! Il numero ancora Variale per Rossi. Il 9-3 di Carlo Rossi, ancora lui. Su assist di Variale. Perché su 2-1 le combattevi. Gol. Variale la finta, va Rossi. Siamo qui con Attilio Crisci, migliore in campo nel match vinto dai suoi State Va Court per 8-3. Tilio, una partita bella per te, anche coronata da un gol bellissimo. Crisci, raccontaci un po'. È stata una bella partita. All'inizio non pensavamo che era così facile perché ci mancavano molti giocatori titolari, però poi grazie anche all'aiuto di Vai, Reale e Carlo siamo riusciti a vincere e a tirare nel secondo tempo. Crisci, sono arrivati altri 3 punti, siete proprio sulla zona di galleggiamento fra Europa League e Champions. Forse questi 3 punti vi regalano il 10º posto. Sì, noi speriamo di andare in Champions comunque, perché tanto cioè, preferiamo andare in Champions che provare a vincere l'Europa. Perché sappiamo che in Champions sono squadre più forti di noi. Dobbiamo provare a giocarcela. Crisci, nel caso in cui vi classificate potreste essere in qualche modo l'outsider della Champions. Speriamo di essere la sorpresa della Champions. Ringraziamo Attilio Crisci, bravo, ciao.